Sinistra idiota, ci schiantiamo! Si sono schiantati. Ottavio si è schiantato e ho fatto distruggere tutto il palco. Ora mi insegnerò come si fa a sconfiggere Don Ottavio. Basta così, Ottavio, hai perso. Dacci il dispositivo di distruzione, proveremo a squagliarcela tutti insieme. Mi avete fatto diventare matto, proprio bravi. Mi ci sono voluti 6 mesi per preparare tutto questo, ma ehi, non è ancora finita. Ragazzi, guardate quella barca che perde il controllo. Salta e si schianta! Distruzione! Mitico! Pensi che sia mitico, tempista? Ottavio ha quel dispositivo di distruzione, ora preme il pulsante e comincia a distruggere le case. Ma deve essere pazzo, cari ragazzi, bisogna fermarlo e sconfiggerlo. Mostro, smettila, smettila! Ecco, ora Bentley è caduto sulla sedia a rotelle. Murray, ho bisogno di te, non ho mai visto nessuno così veloce. Ottavio è vecchio ma ancora in gamba, lo prenderemo insieme. Ho giurato allo sciamano che avrei rinunciato alla violenza. E l'acqua è ancora nera. Diventerà chiara fra poco, fidati. Ora prendiamolo. Fai bene ad aver paura, ippopotamo. Peccato che il tuo amico invalido non sia furbo come te. Murray! Aiuto! Forza, Murray! Devi combattere! Va bene. Mi pulirò i denti con la tua spina dorsale. Che schifo. Finalmente Murray è ritornato a combattere. Il ritorno del Murray. Troppo veloce, spingilo nella vasca del catramero, dovrebbe rallentare. Ascoltate Gabri Costa, cari ragazzi, visto che stiamo facendo questa operazione qui a Venezia in questo primo episodio, dobbiamo sconfiggere Ottavio. Siccome Ottavio è troppo veloce, dovete spingerlo nella vasca del catrame per rallentarlo e picchiarlo. Se il catrame va via, Sly Cooper va da una valvola a un'altra. Io ci sono, spingilo dentro. Il catrame è l'unico modo per rallentare Ottavio e picchiarlo. Eccoci, ora queste pompe non hanno più catrame. Queste pompe non hanno più catrame. Ho visto altre valvole verso la stazione di polizia. Andiamo a fare il pieno. Senza il catrame vi schiaccerò come insetti. No, non lo fare mai, Ottavio. Tu non ci schiaccerai come insetti. Ora pensiamo a correre e a scappare. Dobbiamo trovare un altro pozzo di catrame. Si va alla stazione di polizia. Dopo si va a prendere Bentley. Forse avete altro catrame, ma io non mi tiro indietro. Ascoltate la canzone della vostra morte! Il Murray non conosce canzoni, solo il suono del corno che annuncia il suo trionfo! Stupido, smetti di parlare, muori! Ecco, ora vi do un altro consiglio, ragazzi. Se Ottavio si mette a cantare, dalla sua bocca escono fuori le corde vocali e i cerchi rossi, dovete evitarli. Dobbiamo fare molta attenzione. Una è fatta, farò un'altra valvola. Bisogna fargliela pagare cara. A Ottavio lo facciamo pentire amaramente per aver sporcato l'acqua con il catrame. Io voglio che il catrame sparisca per sempre e che Venezia avrà un'acqua chiara e pulita e cristallina. A me non piace il canto lirio, Gabri Osta non lo sopporta. E poi non mi piace quando si mette a cantare. Fanno male sti cerchi rossi dalla bocca di Ottavio quando canta. È secca, sbloccherò la prossima. Voglio darvi un altro consiglio. In questo gioco, se riuscirete a sconfiggere Ottavio, guadagnerete un trofeo. E abbiamo sconfitto Ottavio. La vecchia guardia se ne va. Arriva una nuova generazione. Esatto, siamo arrivati, senza dubbio. Andiamo, Murray, ho il dispositivo di demolizione. Prendiamo Bentley e scappiamo. Gli sbirri sono vicini. Bene, andiamo a prendere Bentley.
Gabri Costa vi saluta, ragazzi. Speriamo che vi è piaciuta questa dimostrazione di sconfiggere il primo boss di Sly 3, che è Don Ottavio.